in collaborazione con Itinerari, ben ritrovati per questa nuova puntata. Oggi siamo nel Pavese meridionale, alle mie spalle avviene la confluenza tra il Ticino e il Po. Siamo al Ponte della Becca, uno dei simboli turistici del nostro territorio, perché oggi vi faremo scoprire Linarolo, un paese baciato da questi due importanti fiumi, ma baciato anche dal Parco del Ticino, e dove si possono anche assaporare tanti prodotti tipici. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a conoscere il sindaco in municipio ed ovviamente non cambiate canale, seguitemi. Toccando questi splendidi ingranaggi recuperati di questo magnifico e storico mulino di Linarolo, perché è stato trasformato nella sala consigliare. Qui chi troviamo? Il sindaco. Ben ritrovato sindaco, contenti di essere qui a raccontare il vostro paese. Allora, entriamo un po' nel merito di che cos'è Linarolo, come si vive qui a Linarolo sulle sponde del Po e del Ticino. Esatto, grazie innanzitutto Stefano per aver portato Itinerari a Linarolo per far scoprire il nostro paese, il nostro territorio. Sì, come dicevi tu, Linarolo è il paese dei due fiumi, perché appunto abbiamo sia Po che Ticino, che ogni tanto ci fanno anche un po' spaventare quando arrivano le piene, soprattutto nel periodo di ottobre-novembre. Come dicevamo, Linarolo è un paese di poco meno di 3.000 abitanti, all'interno del Parco del Ticino, e possiamo dire di trovarci alle porte di Pavia, perché dopo tutto siamo a poco meno di 10 km dalla città, quindi molte persone hanno scelto Linarolo per vivere, per poi spostarsi a Pavia per la vicinanza, per il lavoro, per la scuola e per le altre attività. Diciamo che comunque Linarolo da tante famiglie è stato scelto anche come paese per far crescere i propri figli, perché abbiamo le tre scuole, cioè partiamo dall'infanzia, dove abbiamo circa 70 bambini, abbiamo la scuola primaria, dove ci sono circa 140 alunni, e le tre classi della scuola secondaria di primo grado, per un totale di circa 280 bambini che gravitano attorno alle scuole. Quindi sicuramente questo è un fiore all'occhiello del nostro comune, e infatti negli anni le amministrazioni hanno sempre investito nella scuola e negli edifici scolastici, perché comunque è sicuramente un servizio che le famiglie apprezzano. Oltre ai servizi scolastici abbiamo anche una bella palestra, un bel centro sportivo, dove la palestra è sia utilizzata per le attività scolastiche, ma al di fuori dell'orario scolastico viene poi utilizzata dalle società sportive. Abbiamo ad esempio una società che fa calcio a 5, una società che fa il basket per i ragazzi e per i bambini, abbiamo una scuola di danza, abbiamo un'altra società che fa ginnastica, insomma una scelta abbastanza ampia un po' per tutti, ecco. Sindaco, siete in carica da poco più di un anno, siete una giunta intraprendente, una giunta giovane, ecco, quali sono le novità? Sì, siamo appunto in carica, come dicevi tu, da poco più di un anno. In questo anno abbiamo avviato alcuni progetti, come ad esempio la riqualificazione e la sistemazione della piazza antistante
il mulino, la sala consigliare nella quale ci troviamo, ed altri progetti che partiranno a breve, come ad esempio la ciclopedonale che collegherà la frazione di San Leonardo alla località della Becca. Abbiamo poi altri progetti futuri che partiranno, che saranno la sistemazione della piazza Dante di Linarolo, che è la piazza centrale del paese sulla quale si affaccia la chiesa, il comune, le scuole, diciamo proprio il fulcro della vita sociale del paese. Stiamo inoltre portando avanti l'iter che porterà all'approvazione del nuovo PGT, un piano che porta delle novità abbastanza importanti, come ad esempio il recupero dell'acqua di falda, una canalizzazione delle acque attorno al centro abitato con la creazione di percorsi ciclopedonali e filari di alberi a chiudere appunto l'abitato di Linarolo e delle frazioni. Sindaco, prima di iniziare il nostro tour alla scoperta di Linarolo, raccontami qualcosa di questa sala. Insomma, dicevo che siamo in uno storico mulino. Sì, questo era il vecchio mulino di Linarolo, che è stato poi acquistato dal comune e poi sistemato ed inaugurato nel 2014, di fatto diventando la sala consigliare del comune di Linarolo. Oltre alla sala consigliare abbiamo anche alcuni uffici alle mie spalle, dall'altra parte di questa parete, l'ufficio tecnico e la polizia locale. Un mulino che negli anni indietro aveva sempre funzionato e oggi si sono conservati gli ingranaggi e la ruota che è presente sulla piazza del mulino. Insomma, una grande testimonianza del mondo agricolo. Partiamo? Possiamo andare a vedere del paese? Andiamo a vedere le aziende del territorio. Vi raccontiamo adesso una bella storia aziendale. Questa azienda, l'azienda Paladini, compie 50 anni di vita proprio quest'anno. Siamo con Gianluca, che è l'attuale titolare di questa realtà, che lavora al servizio del mondo del beverage, dico bene? Sì. Quest'anno infatti è il 50° anniversario della nascita dell'azienda, azienda fondata da mio padre e che ormai arriva alla terza generazione, perché da 3 anni che è entrato anche mio figlio a collaborare con noi. E sì, ha iniziato storicamente mio padre come carpenteria, no? Che si occupava un po' di lavorazione dei metalli in generale, e pian pianino l'azienda si è evoluta dal punto di vista tecnologico e il nostro know-how adesso aziendale ci ha portato così ad abbracciare questo settore che è il beverage. Infatti ci occupiamo di sistemi di imbottigliamento e confezionamento di tutto ciò che riguarda succhi di frutta, vino, olio eccetera. Quindi partiamo dalla messa in bottiglia del prodotto per arrivare fino all'etichettatura finale del prodotto prima di essere stoccato e venduto. Allora, ho capito il perché di questa storica imbottigliatrice, perché lavorate un po' in sintonia con il mondo anche del vino. Ecco, avete qualche brevetto in particolare e soprattutto qual è anche il vostro mercato? Sì, noi mercato sia italiano che estero, il mercato italiano viene coperto direttamente da noi, mentre invece per l'estero ci affidiamo dei rivenditori sia italiani che direttamente all'estero. Sì, il nostro brevetto è stato realizzato sul sistema di riempimento però volumetrico, che quindi non fa riferimento al mondo del specifico, al mondo del vino, ma al mondo dell'olio in particolare. Quindi è una pompa volumetrica particolare, così, che abbiamo brevettato e che ci sta dando comunque soddisfazione. Ci siamo spostati alla frazione Vaccarizza, che è una delle frazioni di Linarolo, e qui troviamo Simona, vice sindaco del comune. Siamo all'interno di questa magnifica cascina che ha delle particolarità.
Sì, allora ci troviamo proprio a Vaccarizza, nella cascina dei signori Moro Martinoli. Vorrei ricordare appunto l'importanza di Vaccarizza come frazione di Linarolo. Si trova in una posizione privilegiata fin dal Medioevo, perché qui siamo vicino alla confluenza dei due fiumi Ticino e Po. Inoltre proprio nei paraggi passa l'antica via Romea, l'antica via Francigena, che ricalca una parte dell'antica via Regina, molto trafficata e molto percorsa nel Medioevo. I pellegrini percorrevano questo tratto di strada, in particolare nella parte di San Leonardo e di Ospedaletto, dove proprio a Ospedaletto vengono conservate le vestigia di un antico ospitale, ospizio per i pellegrini. I pellegrini quindi si dirigevano a Roma nel 1400 passando anche per Vaccarizza. Per questo motivo si è conservato proprio in questo luogo un antico bassorilievo del Cristo, un Cristo molto importante del XII-XIII secolo, qui conservato all'interno di questa cascina, e grazie alle cure dei signori Moro Martinoli è stata proprio costruita attorno a questo bassorilievo in marmo di Carrara, è stata costruita una chiesetta molto importante che poi vi mostreremo. Simona, c'è una particolarità legata a questo bassorilievo? Sì, c'è una particolarità, una leggenda popolare che dice che il fiume sia esondato e il Cristo, vedendo arrivare le acque del fiume, abbia retratto i piedi. In realtà questo bassorilievo rappresenta un Cristo che ha per lo spasimo il busto incurvato, la testa rivolta indietro e le gambe retratte. Però è molto bella questa leggenda che vuole che il Cristo abbia alzato i piedi per l'arrivo delle acque del fiume. Il bassorilievo rappresenta il Cristo in croce, il Cristo ha le gambe retratte, il busto incurvato e la testa leggermente inclinata all'indietro. A sinistra della croce vi è un angelo privo di ali e il sole, e l'angelo asciuga le lacrime al sole, in basso la Vergine, a destra invece un altro angelo senza ali, la luna, e in basso la figura di San Giovanni Battista. Abbiamo salutato il vice sindaco, che troveremo poi ancora nel corso della puntata, e siamo con i proprietari di questa magnifica tenuta, di questa magnifica cascina. Luisa, raccontaci. Io sono la prima a ringraziarvi, perché io ci tengo molto a questa cascina, specialmente a questo Cristo, che poi con l'aiuto di mio marito e così proprio la simpatia che ha avuto per questa zona, ha pensato di ristrutturare molto. E il Cristo l'abbiamo ritirato proprio per essere tranquilli, perché non avevamo la sensazione che fosse così sicuro all'esterno. E quindi l'abbiamo ritirato, e così è diventata una cappella che a noi la sentiamo molto e cerchiamo di tenerla bene. Ecco. Luisa, grazie di aver recuperato quella testimonianza di fede. È stata proprio una nostra decisione voluta e sentita, ecco, proprio perché c'è molto, molto affetto, molto amore per questa zona. Poi io ci sono nata anche, quindi. Ecco, e grazie a mio marito siamo riusciti a fare tutto questo. Grazie mille, Luisa, per aver restituito al pubblico questa grande testimonianza di fede. Io scappo, vado nel Parco del Ticino. Sto camminando in uno dei sentieri del Parco del Ticino, perché Linarolo è l'ultimo baluardo, l'ultimo comune del Parco del Ticino. Una natura incontaminata, e qui tra questi meravigliosi alberi incontriamo Orietta, che è una geologa. Orietta, dico bene, una realtà il Parco del Ticino importante per questo territorio, perché ricordiamo che qui a qualche centinaia di metri il Ticino confluisce nel Po. Sì, esatto, siamo nell'ultimo comune del parco in sponda sinistra, qui c'è la confluenza di Po e Ticino, è un'area molto importante da molti punti di vista, sia naturalistici che come conservazione della biosfera. Infatti al parco
è stato dato il titolo di MAB, quindi è un sito MAB già dal 2002, ed è proprio perché riesce a coniugare le attività economiche con la conservazione dell'ambiente naturale e il mantenimento della biodiversità. Questa zona dove ci troviamo adesso è una zona sia di bosco che di agricola, infatti qui è proprio il confine tra zona agricola e zona boschiva. La zona boschiva è di proprietà del parco, è una vecchia garzaia ormai abbandonata dagli aironi, dove si possono vedere un ultimo lembo di foresta planiziale, quella tipica della pianura padana. Ci sono varie essenze vegetali che si possono notare, quindi ci sono i pioppi, le querce, gli aceri e ci sono molte piante che producono fiori che poi possono essere, anzi vengono utilizzati dalle api per poi produrre il miele. Infatti in quest'area poi c'è anche una produzione di miele. Qui è una zona di importanza comunitaria anche per la conservazione degli uccelli, infatti ci troviamo vicinissimo a una rotta migratoria molto importante dove passano uccelli di interesse comunitario come le gru, come molti rapaci che passano nella migrazione autunnale. Infatti ogni anno vengono fatti dei censimenti proprio per valutare il passaggio. E poi invece ci sono specie stanziali di animali che sono per esempio caprioli, cinghiali che danno un po' di problemi all'agricoltura, poi piccoli mammiferi, una gran quantità di uccelli, anche nidificanti. Ultimamente è apparso anche l'istrice, infatti con una fototrappola è stato proprio visto che c'è una tana di istrice sull'argine del Po, che è a pochi metri da qua. Orietta, ti ringrazio per questo viaggio all'interno di questa natura incontaminata che è il Parco del Ticino e io continuo il tour alla scoperta di Linarolo. Vi facciamo scoprire ora un'altra realtà storica di Linarolo, è l'azienda Finotti, specializzata in tornitura. In tante altre operazioni siamo con Sergio, il titolare Finotti, storico di questa realtà. Ci racconti qualcosa, insomma, quando siete nati? Allora, la mia azienda è nata nel 1970, quindi quest'anno ricorrono i 50 anni dalla nascita. Ne è passato di tempo. E noi siamo come tornitura e fresatura, di controllo numerico, a CNC, macchine CNC, quindi in teoria per fare dei numeri, i pezzi, non un pezzo ma 100, 200, 1000 pezzi, per quando la macchina è pronta fa tutto lei, praticamente a schiacciare il bottone. Questa è la mia realtà. Adesso qua nell'azienda è subentrato mio figlio, ho la figlia, quindi è un'azienda quasi a conduzione familiare, diciamo. Qual è il vostro mercato? Il nostro mercato è principalmente italiano, che sono tutte ditte che lavorano per l'estero, chiaramente, perché in Italia non è che... Noi facciamo principalmente materiale inox, torniamo l'inox e lo fresiamo l'inox. E vanno nelle macchine del gelato industriali, vanno nelle macchine per l'imbottigliamento dell'olio, del vino, dell'aceto. Questo è il nostro lavoro, insomma. Sergio, perché un cliente dovrebbe venire nella vostra azienda? Un cliente viene da noi perché, prima cosa, è un'azienda storica, quindi 50 anni non siamo nati ieri. E quindi abbiamo una sicurezza, cioè ci danno una sicurezza del lavoro, insomma. Se siamo 50 anni, cioè vuol dire che siamo comportati bene, insomma. Siamo all'interno della chiesa parrocchiale dedicata a Sant'Antonio Abate, patrono degli agricoltori. Ritroviamo il sindaco Paolo Fraschini. Insomma, raccontaci qualcosa di questa struttura.
Sì, la chiesa parrocchiale, come dicevi, appunto dedicata a Sant'Antonio Abate, era stata costruita nel 1380 ed è stata poi ricostruita nel 1784-1785. La chiesa appunto dedicata a Sant'Antonio Abate, abbiamo l'altare dedicato a Sant'Antonio Abate, patrono di Vinarolo, ma patrona è anche la Beata Vergine del Rosario e abbiamo anche l'altare della Madonna del Rosario. Bene sindaco, grazie per questa ricostruzione storica. Scappo, sempre qui in chiesa troviamo un amico che ha dato un grosso contributo per una cosa particolare che andremo a scoprire. E qui proprio davanti alla statua di Sant'Antonio Abate troviamo Livio, insomma, che è il fautore, l'ideatore, il progettista, il costruttore anche nel vero senso della parola di un magnifico presepe che campeggia proprio nelle navate di questa chiesa parrocchiale. Livio, spiegaci come è nata questa idea e soprattutto come tutti gli anni la porti avanti. Allora, io faccio parte dell'associazione presepisti di Belgioioso, che tutti gli anni facciamo i presepi, ce ne sono dentro un minimo un centinaio. Allora, poi faccio il presepio nella mia chiesa naturalmente di Linarolo e anche il presepio alla scuola di Linarolo. Il presepio è 2 metri per 2 con delle statue che ha la chiesa molto, molto belle, di 30 centimetri. Il presepio è fatto interamente di polistirolo e gesso. Lo lavoro, faccio case, tegole, acqua e tutto quanto e viene un bel presepio, insomma. Itinerari, eccoci al nostro momento enogastronomico della puntata. Alle mie spalle il Ponte della Becca, alla confluenza tra Ticino e Po, uno dei luoghi simbolo del Pavese, e siamo alle Rubigne del Po, uno dei luoghi sacri dell'enogastronomia pavese. Siamo con Edoardo Verri, ciao, detto Stefano. Edo, chef di grande fama. Noi siamo qui per gustare le tue tipicità. Che cosa ci hai cucinato? Allora, partendo da dove si trovi te, i nostri salumi, che è coppa, salame, pancetta, il cotechino caldo è roba nostra che macelliamo noi maiali, perciò i prodotti sono naturali, sono sinceri, sono ottimi poi per andare, per dirla tutta. Dopo vi ho fatto, dando uno sguardo al fiume, l'anguilla fritta, l'anguilla in carpione con 2 alburelline fritte, che a quello carpione lì ha fatto ancora quella cipolla di Breme, perciò siamo sicuri che è dolcissimo. L'anguilla in umido, perché l'umido da questa sponda del fiume è con i piselli, mentre l'altra sponda è con i funghi. Cioè, Longobardia, Reno Sardo Piemontese, certo. Le cose cambiano immediatamente. Le nostre ranine e pesciolini fritti, come potete vedere, la rana intera, non la coscia di rana. Dove si mangia tutto. Esatto, se potrebbero gracchiare lo farebbero in dialetto pavese, ecco, praticamente. Nostro piatto forte è lo stracotto di asino con una polenta di 8 file di mais tortonese, che adesso è anche pavese, un'ottima polenta. E qua a crudo vi ho messo, andate a vedere, sia i ravioli di stracotto che facciamo noi, quelli di stracotto di asino. Queste sono le praline del ripieno, che io penso di essere uno dei pochi ristoratori che fa assaggiare il ripieno prima che sia cotto nei ravioli, perché niente scondo, non nascondo proprio niente. E questi quelli di zucca, proprio nostri, che qua ci sono anche cotti, e qua ci sono quelli di stracotto cotti. Quelli di zucca con la mostarda di Voghera, l'amaretto, logicamente una punta di fiume che sale da Mantova, da sotto con l'amaretto, eccetera, con la mostarda di Voghera, la Barbieri, proprio usando i prodotti nostri della nostra tipicità. Mi è piaciuto tirare fuori questa perché è un dicembre 2018 che taglierò i primi di dicembre. Magari se vuoi dopo la taglia, non ci sono problemi. Volentieri. E i nostri sfarci a zucca, i nostri proprio frittelle di zucca della Proloco di Linarolo, gentilmente offerti, ottimi, perché ne ho assaggiato uno prima, veramente ottimi, leggeri, belli soffici, complimenti.
meritano io veramente. Ho ancora una domanda. Sì. Al di là del pesci di fiume, dove tu sei un maestro, per te è molto importante anche l'abbinamento con un prodotto tipico anche del territorio, che è la zucca. Beh, giusto? C'è anche una zucca, tradizione popolare. Certo, la zucca, vabbè, cioè, sono le vecchie cose. Quando uno, primi anni del dopoguerra, non aveva niente in casa. Aveva la zucca che cresceva nell'orto, c'era la fetta di gorgonzola che una volta i più poveri ce l'avevano in casa, adesso ci vogliono i soldi per comprare un gorgonzola buono. La salaccia, cioè proprio che con una saraca mangiavano in 10, intingendola con la polenta. Però usando i prodotti dopo, la nostra Bertina giusta, la farina che prendo al mulino come si deve, le uova con un certo principio, non le uova quelle che adesso ti danno 60 giorni fuori frigo a lunga conservazione, no, uova che ancora dopo 3 giorni, se non le ha salmonella a go go, come si suol dire. No, i prodotti sono sempre d'eccellenza e così, abbinati anche ai nostri vini dell'Oltrepò Pavese. Ad esempio su un raviolo di zucca che dà sul dolce, eccetera. Ad esempio qua abbiamo una bella barbera di Dino Torti, Monte Calvo Versigia, Tenimenti Castelrotto, che poi loro sono come eccellenza con il Pino Nero. Cabanon, qua botte numero 18, cuore di vino, che va bene su ravioli di stracotto, un bel vino di corpo con lo stracotto di asino, un bel pino grigio, sempre di Cabanon, sul fritti, bello fermo, bello fruttato, bello profumato. Sull'umido andiamo sia su una croatina della Piotta, della Piotta, con l'anguillino umido con i piselli, e possiamo giocarci con gli antipasti sia con un bel rosso vivace di Cabanon, con un bello charmat lungo di Fiamberti, sia sui fritti sia sull'antipasto con il cotechino, con i salumi, con il carpione e con l'anguilla fritta come sfizio anche. Ultima domanda. Tradizione, qua è d'obbligo ovviamente, ma qui è nata un po' la gastronomia dell'ultimo secolo in provincia di Pavia. Sì. Se uno, come dicevo all'inizio, è uno dei templi dell'enogastronomia, sì, uno dei locali ancora attivi dopo decenni sì, di storia. Diciamo che nel prossimo anno facciamo 70 anni di attività, esatto, proprio. Tutto nasce per passione, non tanto per scherzo, perché vabbè, se dobbiamo riprendere la storia, mio nonno con i mulini che aveva, le navi, portavano su le farine a Milano, ha conosciuto mia nonna proprio nella chiusa, che il naviglio pavese entra nel naviglio grande a Milano, e aveva l'usteria dal Balin, che c'è ancora oggi, se per quello, però era gestita da miei bisnonni. E lì si sono conosciuti, si sono sposati, l'ha portata giù, lei ha sempre avuto la passione per la cucina. E venendo qua si è sempre avvicinata, ha sempre offerto la sua maestria. Perché una cosa che mi ha sempre detto è che la bontà sta in casa, non fuori dall'uscio. Puoi rovinare il meglio come fare del meglio col peggio. Certo. È una cosa. E diciamo che da lì è partito, come ti raccontavo prima. Essendo qua in riva al fiume con un pentolone di ferro che, con l'olio che andava da mattino a sera, una volta non c'erano le normative che ci sono oggi, fortunatamente oggi, e si faceva il baratto, un cestino, un retino di pesci per un salame, e le cose nate dopo. Del salame è diventato un piatto di ravioli, dopo è diventato un risotto, dopo si è costruito un pezzo, dopo si è costruito altro, le cose sono andate avanti in crescendo. Fin quando poi sono arrivato io, ormai nel 94, definitivamente, che mi sono fermato qua, mi hanno detto o tu ti fermi qua a fare il tuo lavoro, noi lo vendiamo, visto che ero in giro a fare questo, ho detto mi fermo a casa mia, lo faccio per me. Ho detto però voglio migliorare, cioè voglio valorizzare anche i prodotti che diamo, non la buona fetta di salame darla per scontata, la pancetta di 2 anni che sia data per scontata, le alborelline o le aranine nostre non sono più scontate, perché dove andiamo a trovarle? Cioè, o ce le andiamo a cercare, o altrimenti la grossa distribuzione non te le dà. Cioè, non è cucinare,
è regalare un'emozione quando uno assaggia un mio piatto. Sono d'accordo. Allora salutiamo Edo che è andato in cucina a lavorare e lo ringraziamo per aver preparato questo ben di Dio. Siamo con Fabrizio della Pro Linarolo perché dici c'è un prodotto tipico appunto di questo paese, questi sfarceux, giusto? Giusto, sono sfarceux, detto in dialetto, sono le classiche frittelle che di solito si fanno a carnevale. L'unica alternativa è che invece dell'uvetta o altre cose che si mette c'è dentro la zucca. E vengono fatti al giorno della sagra in piazza al momento per la gente che viene alla sagra del paese. So che la ricetta è segreta? La ricetta è segreta, ce la teniamo per noi, perché sennò allora finisce il tutto. Gli ingredienti, vabbè, posso dirli, sono i soliti delle frittelle con aggiunta la zucca. Le dosi non le dico però. Fabrizio, noi ti ringraziamo, auguriamo ovviamente tanto bene alla vostra associazione che fa tanto per il territorio e noi continuiamo il tour alla scoperta appunto di Linarolo senza, non prima, aver assaggiato questo ben di Dio cucinato dalle rubinie del Po, ma soprattutto dal grande chef Edoardo Verri. Ci siamo spostati alla frazione San Leonardo che ha due particolarità. La prima che è una frazione amministrata da due comuni, appunto Linarolo e Valle Salimbene. E la seconda particolarità che è anche una parrocchia, proprio qui sul sagrato della chiesa troviamo Don Emilio. Don, raccontaci qualcosa in merito a questa chiesa. Sì, sì, sì. Dunque, in realtà questa chiesa almeno è molto antica come parrocchia. Le prime notizie addirittura risalgono al XIII secolo, metà del XIII secolo. Nel Cinquecento abbiamo notizie di una chiesa, orientata in maniera diversa però, era messa per il traverso, perché allora era regola comune che le chiese fossero orientate con l'abside ad oriente e l'entrata ad occidente. Poi nel 1731 si è deciso di costruire questa nuova chiesa, ex novo. Qui dove siamo c'era il cimitero. È stata costruita in forme monumentali, vedrete, è una delle chiese più grandi di tutto il territorio, bellissima, e fu consacrata quasi subito, quindi i lavori procedettero molto speditamente, nel giro di 2 o 3 anni tutta la chiesa fu costruita, dotandola anche di un altare bellissimo, un altare marmoreo bellissimo, un coro di noce pure settecentesco, e con 2 o 3 ancone, cioè quadri molto belli, molto pregevoli. Uno addirittura, il quadro di San Gerolamo Emiliani, che vedremo appena entrando a destra, è stato donato dai padri Somaschi di Canepanova, perché il loro fondatore San Girolamo Emiliani è appunto ha un legame con il nostro patrono San Leonardo di Limoges. San Leonardo, diacono, era soprattutto noto per la liberazione degli schiavi. Ora San Gerolamo Emiliani era stato prigioniero, per cui lo vedrete raffigurato con dei ceppi in mano, cioè quegli attrezzi per tenere legati mani e colli ai prigionieri, ed ecco allora questo legame con San Leonardo di Limoges. Poi abbiamo un'ancona dipinta bellissima che sta nel coro, molto grande, molto enorme, è la gloria di San Leonardo tra alcuni santi, San Girolamo del dottore della chiesa del IV secolo. Poi c'è Santa Eurosia, Sant'Antonio Abate e San Vincenzo Ferrera. E poi vedete lo stile è prettamente settecentesco, infatti dentro è una bellissima chiesa settecentesca, appena restaurata, tutta riaffrescata di nuovo. E abbiamo anche intrapreso i lavori per restaurare l'organo. Anche qui l'organo è molto pregevole, addirittura già nel Cinquecento si parlava di una presenza di un organo. L'organo attuale è un Amati,
Amati, un po' è stato restaurato, anzi Lingiardi Amati è stato restaurato alla fine 800, cioè è stato ingrandito a fine 800. Purtroppo da 40 anni era inutilizzabile, allora abbiamo intrapreso questo restauro filologico che dovrebbe riportare lo strumento alla sua antica, al suo antico splendore, dare sonorità a tutto allo strumento. Poi altri tesori sono ad esempio alcuni lacerti di affreschi della chiesa precedente. La chiesa precedente aveva una cappella dedicata ai santi arcangeli. Ecco, nel sottoscala praticamente, nell'ingresso alla sacrestia, sono stati scoperti questi affreschi risalenti alla chiesa cinquecentesca. Qui davanti a noi, dove siamo adesso, c'era l'antico cimitero che proseguiva ovviamente da questa parte. Poi a fine Settecento, con la nuova sensibilità, anche sotto influsso dell'editto di Saint-Cloud di Napoleone, no? Quando si è deciso di spostare i cimiteri fuori dal centro abitato, ecco che si è costruito il cimitero là in fondo dove lo vedete ora. Però sappiamo che stiamo calpestando le antiche tombe qui e probabilmente anche la chiesa, se dovessimo fare uno scavo del pavimento, vi troveremmo tombe a non finire, perché sappiamo benissimo che l'uso antico era di seppellire i morti in chiesa. Addirittura ci sono chiese che hanno una cripta davanti in cui i cadaveri venivano buttati all'interno, ad esempio la chiesa di Portalbera, non so se conoscete Portalbera, appena qui inoltre Po, ha una botola proprio sul sagrato, lì i corpi dei defunti, i cadaveri venivano gettati dentro così alla rinfusa. Siamo ritornati al ponte della Becca perché qui c'è un imbarcadero, il Centro Nautico Amici del Po, che è uno dei più frequentati dell'intero asse padano del Po e del Ticino. Qui ritroviamo il sindaco Paolo Fraschini. Insomma, cosa rappresenta questa struttura per il territorio? Sì, bentornati alla Becca. Ecco, siamo in una zona, diciamo, turistica per Linarolo, perché come dicevi qui si incontrano proprio il fiume Ticino e il fiume Po, ai quali siamo affezionati, ma che tante volte ci fanno anche spaventare. Nella zona della Becca abbiamo appunto il centro nautico, che è nato nel 1965, abbiamo anche la zona dei ristoranti, la piscina, insomma una piccola zona turistica di Linarolo. Proprio qua nella confluenza non possiamo non citare il ponte della Becca, un ponte ormai più che centenario, perché è stato costruito nel 1910 ed è stato terminato nel 1912, quindi ha visto i suoi 100 anni già da qualche anno, e oggi è l'asse che collega il Pavese all'Oltre Po. Ha qualche problema, ma si è avviato, diciamo, l'iter per la costruzione del nuovo ponte della Becca. È anche un simbolo architettonico, insomma è un esempio di archeologia industriale questo ponte. Certamente è un ponte molto particolare, che ha vissuto appunto i suoi 100 anni non senza problemi, era anche stato bombardato, e però eccolo, è ancora qua ed è ancora uno dei principali collegamenti Pavia-Oltre Po. Sindaco, allora se mi segui io ritornerei nuovamente
sulla barca che ci ha portato qui alla confluenza tra Ticino e Po, il classico barcè a motore, come lo si suol dire in dialetto, e continuiamo il nostro tour alla scoperta di questo meraviglioso angolo di Pavese. Allora, sto guardando questi vestiti perché vi facciamo conoscere adesso una realtà che rappresenta la quota rosa imprenditoriale di Linearolo. Siamo alla sartoria Gigen, siamo con Sara che è il responsabile e modellista anche di questa realtà bella tutta al femminile. Eh sì, infatti, questa azienda che è nata qui a Linearolo, proprio siamo solo donne e stiamo portando avanti questa realtà che è appunto poco conosciuta in queste zone, però lavoriamo per facciamo la modellistica, praticamente gli stilisti ci portano il disegno e da lì sviluppiamo tutto, dal primo capo al taglio, all'inserimento su CAD, alla produzione, fino ad arrivare nei negozi in vendita. Lavoriamo per diverse aziende, per il Giappone, per gli Emirati Arabi, cioè siamo soddisfatte di questo piccolo pezzetto che riusciamo a lavorare qui in questo piccolo contesto. Voi avete un punto di riferimento che è un negozio di Roma, se non mi sbaglio. Sì, il nostro titolare vive, risiede a Roma e ha un negozio storico in via Bocca di Leone e esiste da più di 50 anni e siamo nati appunto proprio per la lingerie, per la produzione della sua lingerie e parallelamente ci siamo evolute e facciamo anche abbigliamento donna proprio perché siamo molto capaci di usare tessuti pregiati e leggeri tipo sete, georgette, che diciamo è abbastanza richiesta come manifattura. E lui è molto soddisfatto di noi, ci ha lasciato il pieno della gestione del tutto perché diciamo è presente telefonicamente, ma siamo stati in grado di soddisfarlo insomma in tutte le sue richieste. Bene Sara, bravissime e soprattutto non posso che chiudere così. Viva le donne! È una piccola realtà che produce miele di qualità all'interno del Parco del Ticino. L'azienda di Mara Fossati, siamo con il papà Giorgio. Allora, raccontami un po' come avviene, diciamo, l'allevamento dell'ape, se si chiama così, e soprattutto la produzione di miele all'interno di una zona protetta come il Parco del Ticino. Sì, sì, certo. Dunque, è un piacere che ha avuto mia figlia. Si è innamorata delle api e ha voluto allora costruire praticamente alveari e in questi alveari metterci dentro api che cura molto ma molto bene. Queste api producono il miele nel Parco del Ticino ed è un miele un po' particolare perché per esempio c'è il miele di acacia che è molto ricercato, c'è il millefiori e non ultimo addirittura la morfa, che è una miele particolare che cresce, che viene fatto solo perché la morfa, che è un arbusto, cresce solo lungo le rive del Ticino e quindi è proprio un miele particolare, ecco. Poi c'è tutti i tipi di miele che ci sono, quindi dal mille fiori al castagno, perché lei ha anche degli alveari nel Varzese, proprio perché voleva anche il miele di castagno e così si è dedicata
con molta attenzione a fare questo lavoro, e lo fa, posso dire, anche molto bene, perché mentre molti dei suoi colleghi, quindi apicoltori come lei, hanno una certa moria nell'allevamento delle api, lei li ha e li mantiene molto ma molto bene. Ci siamo spostati proprio sulla provinciale e qui troviamo Razzeris, una delle realtà più importanti di questo territorio, specializzata nella disinfestazione avanzata. Siamo con Stefano, che è il responsabile qualità buongiorno. Di questa azienda. Esattamente cosa consiste il vostro lavoro? Allora, noi siamo principalmente un'azienda di fornitura di servizi di pest control, che comprendono deratizzazione, disinfestazione e allontanamento volatili. Stefano, voglio capire una cosa, come riuscite a intervenire? Avete delle tecniche precise, come delle pratiche da mettere in atto? Ogni sito è diverso, no? Si interviene con un sopralluogo iniziale, no? Che è gratuito, no? Dove viene valutato il sito, la presenza di eventuali infestanti e le presenza delle principali minacce in funzione al sito, ovviamente, no? Alla destinazione produttiva del sito. In quella sede lì, dopo la valutazione, si esegue una progettazione del sistema pest control per il monitoraggio e il controllo delle aree, installazione di dispositivi specifici, no? E l'acquisizione dei dati e l'eventuale segnalazione alla clientela di eventuali problematiche o non conformità presenti. Ovviamente poi si interviene effettivamente con del prodotto, certo. Con della tecnologia. Certo. Anche lì gli interventi sono dei più disparati in funzione al sito da trattare, le certificazioni delle nostre committenze, no? E le aree di competenza, no? Sono varie le tecniche e, come le dicevo, studiate specificatamente per ogni singolo cliente. Voi avete clienti sul territorio a livello nazionale? Sì, noi ci occupiamo di tutto il nord Italia principalmente, ma arriviamo anche al centro, no? Con il nostro bacino d'utenza. No, Razzeris è 37 anni quest'anno che è presente sul territorio, nella provincia di Pavia è sicuramente l'azienda più leader del settore. Abbiamo aperto la nostra trasmissione di oggi sulle rive del Po, la chiudiamo camminando tra i sentieri del Parco del Ticino. Chiudo qui questa puntata di Itinerari, vi saluto e vi do l'appuntamento alla settimana prossima, ricordandovi sempre che il nostro è un territorio da visitare, ma soprattutto da gustare. Ciao! In collaborazione con